Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 29 agosto ricordiamo il martirio di San Giovanni Battista. Ascoltiamo. La celebrazione odierna ha origini antiche ed è legata alla dedicazione della chiesa costruita a Sebaste in Samaria sul presunto sepolcro del precursore di Cristo. Col nome di Passio o di Decollatio, la festa compare già alla data del 29 agosto nei sacramentari romani e secondo il martirologio romano tale data corrisponderebbe al secondo ritrovamento della testa di San Giovanni Battista, trasportata in quell'occasione nella chiesa di San Silvestro a Campo Marzio, in Roma. Dell'infanzia e giovinezza del Battista non si sa niente, ma quando ebbe un'età conveniente, Giovanni si ritirò a condurre la dura vita dell'asceta nel deserto. Portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Iniziò la sua missione lungo il fiume Giordano con l'annuncio dell'avvento del regno messianico ormai vicino, esortando alla conversione e predicando la penitenza. Anche Gesù si presentò al Giordano per essere battezzato e Giovanni, quando lo vide davanti a sé, disse: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo». E a Gesù: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me». E Gesù: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Non indietreggiò davanti a niente, neanche davanti al re di Israele, Erode Antipa, che aveva preso con sé la bella Erodiade, moglie divorziata da suo fratello. Dopo le sue denunce di immoralità, Giovanni fu arrestato e, su richiesta di Erodiade, che già ne aveva chiesto la reclusione, per il tramite della figlia Salomè, decapitato. La storia di come è avvenuto il martirio di Giovanni Battista, o meglio, il modo in cui è stata presa la scelta di ucciderlo, deve mettere un po' di paura, perché fa vedere come a volte venga affrontata con maniera superficiale qualche scelta che veramente coinvolge la vita di qualche persona. È celebre la scena del banchetto in cui c'è Erode che fa una promessa e proprio a questa Erodiade che conquista il suo pubblico, diciamo, i suoi commensali con la sua bravura nella danza, e le promette di assolvere qualsiasi richiesta lei gli presenterà. E tramite la complicità della madre, poi questa richiesta è appunto la morte, quindi la testa di questo Giovanni Battista, che era colpevole semplicemente di ricordare al re quanto non fosse nei piani di Dio, insomma, nella giusta morale, la sua relazione con questa donna. E il re deve per forza accettare questa richiesta perché lo aveva promesso, ma diciamo la verità, e poteva semplicemente dire: «Scusate, ho esagerato». Però, pur di non fare questa brutta figura, ecco, anche lui, forse contro quello che era il suo vero desiderio, fa uccidere Giovanni Battista. Qui abbiamo un innocente che muore perché una persona non si sta prendendo le proprie responsabilità. E forse qualcosa di simile a quello che accade con Gesù quando Pilato acconsente alla volontà del popolo in quel momento di uccidere Gesù. Che cosa avviene in questi momenti nel cuore dell'uomo? Oggi vogliamo contemplare proprio questo: le scelte che mettono nei guai gli altri, guai dei quali noi siamo consapevoli e neanche troppo d'accordo, ma li preferiamo piuttosto che prenderci le nostre responsabilità. Facciamoci allora un esame di coscienza proprio meditando la morte di questo sant'uomo e lo preghiamo. Giovanni Battista, prega per noi.